Va bene, senti, io ora entro nella sala server. Quando ci vedi uscire, corri dentro. Serve che venga anche tu qui, Melanie. Il mio team si occuperà dell'indagine. Ma qui ti serve una mano, John. Non sappiamo quando c'è stato l'attacco. Ci vorranno settimane per vagliare i dati. Una, al massimo. E c'è troppo. Non posso rinchiudere il mio team per sempre. Legalmente puoi. C'è scritto nel contratto. Hanno firmato senza leggerlo bene. Sì, certo, ma non mi va l'idea. Cosa vuoi fare adesso? Il team sta già analizzando i dati. Avremo le prime risposte stanotte. Parola di scout. Ti offro un caffè, ok? Bene, l'ho mollata ora giù al bar. Trova il server che contiene i registri dati. Visto che ho tenuto traccia di ogni tua violazione, cercheremo tutte le date e le ore di accesso e modificheremo i dati con qualcosa di innocuo. Facilissimo! Eccoci qua! Fantastico! Ora ti aggiorno di nuovo il trasmettitore. Ti carico un programmino. È fatto apposta per l'occasione. Ci siamo! Direi che ha funzionato. Provalo. Thank you.
all'alba del micidiale XVIII secolo. Furfanti e marinai si aggregano in bande per vivere di spada. Senza leggi, morale, divinità e paura, vivono di tradimento, ammutinamento, crudeltà e dissolutezza. Le spiagge dorate sono ricche di bottini. Puoi rischiare la vita e l'anima per combattere pirati da incubo come Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane e Barba Nera. Ora ti sento, certo. Già. Ma non bene. Il segnale è così debole e ormai lo sono anch'io. Aleggio. Come energia. È l'aria che collegano le reti e i gangli, il sistema nervoso del mondo. La senti? Forse il tempio si è aperto troppo presto. Ma non certo per caso. Il cataclisma ha fugato ogni dubbio. Ah, il povero caro Desmond, che ha dato la vita perché voi, frutto dei nostri sforzi, viveste per realizzare il nostro scopo, il mio. Ma non è ancora tempo. La mia forza non è sufficiente ad abitare una creatura. C'è molto da fare. Campioni da acquisire. Altri manufatti da trovare prima che venga il giorno. Che succede? Rispondi! Restituitemi l'integrità, figli miei. Miei strumenti. Aiutatemi a realizzare il vostro scopo. Rispondi! No, no, no! Qualcosa non va! Per Dio! Dovrebbe essere qui! Ora! Viva dentro a quella tua testa di cazzo! Cazzo, 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 cazzo! Perché ti ha risparmiato? Perché sei ancora qui? Le accuse, prego, ripetetele ancora. Signore, la corte di Sua Maestà accusa le imputate Mary Read e Anne Bonny di atti di pirateria e fellonia e di avere con somma violenza attaccato, razziato e catturato ben 7 navi da pesca. Inoltre, questa corte accusa le imputate di avere perlustrato i mari allo scopo di braccare, cannoneggiare e catturare 2 navi mercantili, dando cagione ai capitani e alle ciurme di temere per la loro vita. Edward James Kenway, nato da matrimonio misto a Swansea, padre inglese e madre gallese, sposato dai 18 anni con Caroline Scott, ora separato. Una gran bella donna, mi dicono, ma non in salute al momento. Se la toccate, bastardi, io. Che sorpresa trovarvi qui a marcire in una prigione giamaicana. Ho sentito che vi eravate associato al pirata Roberts. Se sapete dove si trova l'osservatorio, ditelo ora e vi farò uscire subito da qui. Rogers terrà questi cani inglesi a bada per un po', ma questo è il vostro destino se non collaborate.
Voi, Mary Read e Anne Bonny, verrete ora ricondotte nel luogo da cui provenite e poi da lì fino al luogo dell'esecuzione, laddove sarete appese per il collo fino a che morte non sopravvenga. A morte! A morte! Oh no! Possa Dio, nella sua infinita pietà, accogliere le vostre peccaminose anime! Siamo incinte! Avete sentito tutti? Che cosa diavolo ha detto? Si dichiarano gravide, signore. Ehi! Non potete impiccare una donna incinta, giusto? Zitti! Zitti! Se ciò che dite è il vero, allora le esecuzioni sono sospese, ma soltanto fino al momento del parto. Allora vorrà dire che dovrò farmi rimettere subito incinta. Portatele via! Kenmore, Conway. Non sarà Walpole, vero? Walpole? Da dove ti è uscita? È quello che si dice in giro. Il pirata più sanguinario di tutte le Indie occidentali. Beh, comunque si chiami, dovete cuocerlo per bene senza ucciderlo. Ordini del governatore. Poi, di nuovo in cella al tramonto. E magari un massaggino ai piedi, giusto? Ehi! Cristo! Stai zitto! Ehi! Zitto! Ehi! Buongiorno, Capitano Kenway. Ho un dono per te. Cercherò di essere chiaro. Sono qui per Anne e Mary, e non mi devi niente per questo. Ma se ora vuoi darmi una mano, ti porterò via sano e salvo da qui. Mi servono armi. Le sai usare molto bene, dicono. Facciamo presto.